abbiamo cambiato location. Dopo 10 anni spesi sulla Costa Smeralda, ci siamo trasferiti nella Riviera del Corallo. E quest'anno l'eredità della Sardegna si arricchisce anche di una prova speciale per le più lunghe del mondiale. Stiamo parlando della Monte Lerno, che sabato faranno per ben 2 volte, una prova speciale da 60 km, come nei rally vecchi, la faranno 2 volte. Io andrò all'arrivo della del secondo passaggio, perché voglio vedere come sono ridotti, non tanto le macchine, ma chi guida, perché avrà un impegno veramente notevole, perché il Rally d'Italia con questa prova speciale e tutte le altre scelte da Tiziano Siviero, che era un navigatore in questa delta insieme a Miki Biasion, che si è vinto 2 titoli mondiali, oltre a disegnare il percorso della Parigi-Dakar, cura anche il percorso del Rally d'Italia Sardegna. Quindi io direi che sabato sarà una giornata di quelle dei rally vecchia maniera, e questa secondo me è un altro motivo per cui tantissimi spettatori verranno qua in Sardegna per seguirsi questa prova. Una bella soddisfazione, la dedico a questo evento a mia moglie, che ha dovuto partire notte insonni, perché è veramente una fatica che risale al proprio scosso, per riuscire a convincere, a far capire a tutta quella mole di persone che sono dietro questo evento, che è vero poterla sopportare una straordinaria vetrina come quella che garantisce questo evento planetario, come dici tu. Quindi grazie agli aghiresi, grazie a tutti coloro che hanno creduto in questa iniziativa possibile. È solo l'inizio per Aghero, perché oggi alziamo la sticella e con oggi possiamo metterci la medaglia di essere una destinazione che possa portare cose importanti.